Amici, oggi comincio un nuovo test di consumo medio con l'Agility e rispetto ai test precedenti che vedete sul canale, però questo test prevede una tratta di statale più lunga perché in pratica ho percorso al momento 36 km e mezzo all'andata, percorrerò altrettanti chilometri al ritorno di statale con velocità compresa tra 60 e 90 all'ora, quindi sfrutto questa bella giornata, a dir la verità anche questo bel posto, per raccontarvi un pochino come si comporta l'Agility in un contesto che non è solo cittadino, ma che prevede un tratto piuttosto lungo di, quindi poco più di 70 km di statale. Al solito vi aggiorno man mano che cominciano a spegnersi le varie tacche di carburante che vedete. Ciao! Amici, la prima tacca si è spenta dopo 123 km. Considerate che non potevo fermarmi, quindi sono andato avanti fino a quando la sosta non era pericolosa. E aggiungo che dopo i 72 km fatti in statale, il restante tragitto è stato effettuato in città, in uno e in due persone. Scusate per i rumori, ma non sono solo in strada. Vi aggiorno man mano, ciao. Amici, la seconda tacca si è spenta a 169 km. Considerate che in questo caso ho effettuato circa 15 km di statale, il resto del tragitto è stato effettuato in città e per lo più in due. Vi aggiorno man mano, ciao. Amici, si è appena spenta la terza tacca, 253 km, no, niente. Ci rivediamo tra un po', ancora era solo un occhiolino. Amici, 255 km e la terza tacca ha finito di farmi l'occhiolino. In questo tratto, percorso durante il consumo della terza tacca, bisogna considerare 73 km di statale. Quindi continuo con il test e vi aggiorno man mano. Il resto del tragitto, per completezza, è stato effettuato in città, in uno e due passeggeri. Grosso modo le percentuali, da solo in compagnia sono uguali. Ciao! Amici, a 297 km si è spenta definitivamente la quarta tacca. A 295 ha cominciato a spegnersi la prima volta, poi si è riaccesa, quindi per evitare l'inconveniente che vi ho fatto vedere con la terza tacca, ho fatto qualche chilometro in più ed è spenta in maniera stabile da 297 km. Quindi, prossimo step, fare il pieno e proviamo a tirar fuori un po' di numeri. Amici, sto per fare il pieno dopo ben 336 km. 11,73 litri. Torno a casa e facciamo un po' di conti. Al solito, se avete dubbi, suggerimenti o altro, lasciatemeli nei commenti e vedrò di rispondervi appena possibile. Ciao a tutti!